Abbiamo pensato che Altavilla, come i paesi dell'entroterra campano, possano essere una valida alternativa alla grossa congestione dei centri urbani. In questo senso noi pensiamo che ci può essere una prospettiva e abbiamo lavorato e lavoriamo per tirare fuori l'immagine più bella di Altavilla. Il cinema arriva un po' ovunque e mette anche in una luce diversa, diciamo più originale, quelli che sono gli aspetti tradizionali che noi quotidianamente viviamo e forse non ne apprezziamo le bellezze e le potenzialità. Attraverso questi strumenti è possibile rappresentarli in maniera convincente e far sì che l'entroterra campano possa essere attrattivo. Noi presenteremo anche quel film Oinos Loro d'Irpinia, che sarà girato da settembre in poi nelle zone dell'Irpinia per valorizzare il territorio, con una trama scritta sempre dal regista di Nenna, e le scene saranno in parte girate presso l'Istituto Agrario di Avellino, in parte nelle cantine dell'Irpinia e nei territori irpini ameni. Tutto questo serve per raccontare un po' il nostro territorio, per valorizzarlo e per dare la possibilità attraverso la cinematografia di far conoscere tutte le nostre bellezze naturali. Il Filo Segreto è un docufilm che racconta due eventi storici di Altavilla Irpina, avvenuti in due epoche diverse, 1395 Costanza di Chiaromonte e la Triste Regina, 1881 Giovanni Verga. Giovanni Verga ha ambientato il suo capolavoro Il marito di Elena, mentre la regina Costanza di Chiaromonte ha ritrovato la felicità e la libertà grazie ad Andrea De Capua, suo sposo. Il comune di Altavilla Irpina ha prodotto questo docufilm che sarà in programmazione in 15 sale in tutta Italia, in Campania al Sorre Village di Benevento e al Multisala Partenio di Avellino. Ad Avellino gli orari sono 18 e 19, mentre a Torre Village 20 e 15, 21 e 30. Un docufilm che è ambientato nel 2021, cioè è un prodotto cinematografico storico, però ambientato nel 2021, cioè i fantasmi di Costanza di Chiaromonte e Giovanni Verga si incontrano a Palazzo De Capua e ripercorrono tutte le strade del paese che a uno ha portato l'ispirazione, l'ha ispirato per scrivere il suo libro Il marito di Elena, e all'altro ha regalato la felicità. Quindi vi raccomando, venite a cinema a vedere il docufilm su Altavilla e la promozione del nostro territorio, la promozione dell'Irpinia attraverso le opere filmiche. Saluto tutti i ragazzi, i professori, ringrazio te, il preside Caterini, saluto l'amico Mario Vanni, sindaco di Altavilla, dell'invito. Colto con piacere perché Mercogliano, l'Irpinia sono i nostri posti del cuore. Ognuno di noi è legato alle proprie tradizioni, al proprio paese, alla propria città. E prendendo spunto anche da tante iniziative di altre regioni, credo che il cinema possa essere la strada unica per poter rilanciare i nostri territori. Lo ha fatto la Regione Puglia, lo ha fatto la Regione Umbria, lo ha fatto la Regione Toscana, perché non farlo noi in piccolo? Quindi cerchiamo di rilanciare i nostri territori attraverso il cinema. Il Miracolo di Montevergine è un cortometraggio che sicuramente ci porterà in giro non soltanto per l'Italia ma anche oltre. Pertanto io sarò sempre al tuo fianco, ti sosterrò sempre, tranne quando vedo lui che mi fa un po' paura, però. E pertanto mi lascio modestino e mi complimento anche col sindaco Vanni per aver creduto come me nel cinema e quindi assisteremo con piacere a questo docufilm su Altavilla. Grazie dell'invito. Grazie Vittorio. Signori, conoscete Antonio Fiorillo? Benvenuti al Sud. Eh?
Okay. Valerio è attaccato, Vittorio resta con lui, Vittorio resta con lui, dopo facciamo. Allora ora prima di lasciare prima la parola alle istituzioni e poi a te vorrei invitare l'assessore del comune di Sant'Angelo a Scala, Annalisa Zaccaria, anche il comune di Sant'Angelo a Scala prossimamente realizzerà un cortometraggio su Fra Diavolo, giusto, Fra Diavolo, è un racconto su Fra Diavolo, anche il comune di Sant'Angelo a Scala ha creduto nel cinema per lo sviluppo del turismo. Anche io come tutti gli altri amministratori abbiamo creduto, crediamo nel cinema come potenziale marketing per il turismo per l'Irpinia, come hanno fatto, come ha detto anche il sindaco d'Alessio, anche altre regioni. E chissà, forse in futuro, oltre a un turismo di persone, fatto proprio di persone che vengono a vedere i nostri luoghi, dove hanno girato film e quant'altro, molto probabilmente in futuro potremmo avere grandi produzioni cinematografiche interessate, perché parliamoci chiaro, l'Irpinia è bellissima, ha diverse caratteristiche, ogni territorio ha la sua caratteristica, la sua storia e ha i suoi, diciamo, segreti da svelare, ed è per questo che anche Sant'Angelo crede in questo e stiamo pensando anche noi comunque di realizzare questo cortometraggio sulla storia di Fra Diavolo. Qualcuno di voi lo conosce? Forse Fra Diavolo, Michele Pezza, uno dei briganti, uno dei più famosi briganti della storia. E noi comunque ci crediamo in questo e far conoscere le nostre tradizioni e le nostre storie attraverso il cinema. Più di 100 film alle spalle, è più di 100 film, vi ricordate il Paccarone, Benvenuti al Sud, Antonio? Tanti. Allora, ho visto che dici voce. Allora, io sono contentissimo di essere qui oggi a presentare questo film che abbiamo girato l'estate scorsa nel bellissimo paese di Altavilla. Siamo stati accolti con una grande gentilezza, una grande disponibilità, che è la cosa più importante quando si sta sul set, e poi questo consolida il sodalizio che ho con Modestino. Io sono l'attore feticcio di Modestino, che sto in ogni film, in ogni corto, noi va al di là del rapporto lavorativo, abbiamo un grande rapporto di amicizia. Spero che questo film, insomma, vi insegni qualcosa per quanto riguarda questa storia che diceva il sindaco, che è vera e anche insomma trattato in un romanzo di Giovanni Verga. Io faccio un piccolo ruolo, un ruolo che non è comico rispetto alle cose che faccio. Vi ringrazio, e c'è anche Valerio Naccarato a cui farei un applauso, che fa il re Ladislao, Andrea Lea, se vuoi dire qualcosa in italiano. Ok, hai detto tutto, grazie. Sì, e sono stato anche protagonista del cortometraggio Il Miracolo di Montevergine, girato a Mercogliano. Siamo stati veramente bene pure a Mercogliano e abbiamo girato questo piccolo cortometraggio, possiamo dire, sulla sindrome, si può dire, e speriamo che insomma venga al più presto proiettato così e premiato nei festival. E poi so anche che faremo un corto, non dimentichiamo l'assessore a Sant'Angelo in Scala, e faremo, che si chiama Annalisa, faremo Zaccaria sulla storia di questo brigante che era Fra Diavolo, che già è stato trattato da tanti tanti film e da tanti libri. Grazie. Bravo! Ragazzi, film in programmazione al Partenio, ad Avellino, a Benevento e in altre sale in tutta Italia. Vi auguriamo tutti noi, io ringrazio il Presidente Caterini, ringrazio l'avvocato Vittorio D'Alessio, sindaco di Mercogliano, prossimamente con Il Miracolo di Montevergine e tanti altri progetti, e Oinos, loro, il preside Vittorio, stanno spingendo Oinos. Ringrazio l'assessore Zaccaria e ringrazio Mario Vanni, sindaco di Altavilla, Antonio Cerillo e Valerio Naccarato. Saluto tutti gli attori in Antonio, non mi fate questa parola. Sono Angelina Martino, Giovanni Buone, Angela Caterina, ha detto Cerrone, poi dovrebbe esserci Antonio Savino, non so se è arrivato, Antonio Savino e Claudia Lucià, non lo so. Io saluto tutti gli attori presenti in sala, ringrazio la stampa irpina
per essere intervenuta a questo evento. Ringrazio tutti gli insegnanti presenti oggi qui al Multisala Partenio e vi auguro buona visione.